Cari amici, ma soprattutto amiche di Junk Food. Soprattutto amiche di Junk Food. Visto che spesso e volentieri ci mandate dei pacchi contenenti tante cose buone da farci provare, abbiamo deciso di dar vita a questo nuovo format chiamato C'è posta per Gianfuli, in cui apriremo i pacchi che ci spedite dall'Italia e non solo, anche dall'estero, come in questo caso. Sì, questo primo pacco che apriremo in questo primo episodio ci è stato inviato da un amico della Germania che ci segue, che ringraziamo, che però ha chiesto di rimanere anonimo. E qui la cosa un po' mi preoccupa, perché non è che... che Dio, c'è qualcosa, c'è di qualcosa di che vibra dentro, no? Quindi, amico mio, vogliamo aprire questo fantastico pacco? Prego, a te l'onore. Qua c'è l'indirizzo di casa. Se lo volete leggere, eh? Ah, tu cosa ti immagini ci sia? Bratwurst, un boccale di birra e un pretzel, sarebbe magari bello, non sarebbe male. Oh, quante belle cosine. Date un'occhiata anche voi. È bello pieno di roba, eh. Iniziamo da questi. Dai, i primi, quelli della prima fila, dai. Belli, però questi arrivano anche in Italia. Questi sono i tuk al bacon, che a me piacciono tanto. I tuk sono buoni già, quelli normali, pensa, col bacon. Buoni, però questi ci sono anche in Italia, quindi... però abbiamo apprezzato. Poi, amico mio, vai. Vado, pesco, guarda, proprio... beh, questi qua li conosciamo bene, no? I Ritter Sport. Che sono un po' un classico della cioccolata tedesca, essendo i Ritter Sport comunque germanici. Il nostro tedesco è praticamente inesistente, per cui andremo in intuizione. Questo è abbastanza semplice. Mousse al caramello e questo rum trauben nass, non so come si pronunci. Quindi che c'è? Il rum e... io vedo un bicchiere di rum e delle... frutta secca? Frutta secca. Andiamo avanti, ci sono altri Ritter Sport. Ce n'è un altro, guarda, questo qui è Honig Crisp. Quindi miele e crisp. Allora, quale vuoi assaggiare prima? Quello al miele, quello al rum e frutta secca o caramella mousse? Dai, caramella mousse, vai. Quadrato, pratico, buono, come anche... sì, quello non c'era bisogno della traduzione. Sembra quasi un ris al peanut butter, vero? Vediamo. Troppo dolce per te? Parecchio. Ma c'è una puntina di salato. Così questo. Proviamo col prossimo. Vogliamo fare miele croccante? Vai. Questo è bianco dentro. Questo è scrocchierello. Il miele non si sente però. No, però è gradevole. Non è male, meglio di quell'altro. Andiamo con l'ultimo? Cioè, vediamo il terzo, che è rum e frutta secca. Vado a far coatto. Madonna! Svampa di frutta secca? La svampa di rum. Che è meglio. Madonna, senti che roba. Porco due. Prende sta a fare uno shot di rum e pera. Rum e frutta secca. Rum e frutta secca. Vedo uvetta e vedo quelle che credo siano nocciole. Tra l'altro l'uvetta credo sia una delle cose che odio più al mondo io. A me non mi dispiace invece, sai. Calcola che uvetta, canditi, pinoli sono tipo, penso, la top 3 delle cose odio. Quindi tipo a Natale ti sfondi dei panettoni. Mamma mia, infatti io sono team Pandoro. Mamma mia, guarda che pezzettone di uvetta qua. Vabbè, che cosa non si fa per vabbè. Cin cin. Mamma mia. Mamma, che schifo. Proprio impregnato di rum. Cioè, pare proprio tipo un disturbato, tipo rosai, va dentro al latte. Sì, ma tipo una cosa come 50 giorni di seguito finché proprio non trasuda rum. Questo è tremenda, eh. Questo lasciamo qua per dopo. Madonna mia, ma come cazzo era la seduta? Ti do 100 euro se te mangi tutte queste. Prima metti i soldi sul tavolo. Non ti do, perché lo faresti? No, beh, porco dove? Per pure le 10 avrei fatto. Che 100 euro? Non ti do. Non mi dai? No. E allora non vale la pena. Giusto un paio. Tremendo. La volta che mangiato quella rum non è così male questo. Questa è quella rum? No, è un paio di confezioni. Ah, questa è quella rum. Davvero. Perché te la
pagavo 100 euro e mangiate quello con me. Mamma mia, mi sto sentendo male. Madonna. Vabbè, questo lo lasciamo per dopo. Bene. La mia soglia di attenzione, come notato, è veramente bassa. Ma che c'è? Un pacco roba. Adesso sempre Intersport, però Choco Wurfel. Ci sono 22 Stuck che... non so cosa sono, però oh, che bello, molto molto a culo, bello, guarda. Vai rosa. Io ho preso strawberry yogurt. Diciamo che non è una confezione molto mascolina, eh? Abbastanza delicata. Forse ci ha lanciato un segnale. Che hai preso te? Yogurt. Bello bianco. Vogliamo fare a cambio? No, 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 no. Però io c'ero tu lo yogurt bianco. A me manco piace lo yogurt. Buono questo. Acidulo però. Però non è male. Non male, non male, apprezzati. Gli altri sapori quali sono? Fondamentalmente mi accorgo adesso che sono tutti a base di yogurt, perché c'è Black Currant, non so come si pronuncia, black yogurt, poi hai preso tu lo strawberry yogurt e poi quello che è lo yogurt bello normale. Bianco, lo yogurt. Quindi... bianco. Oh, andiamo avanti con la cioccolata, amico. Vai. Qui c'è Milka Waves con Caramel Crisp Pearls, con perle di caramello. Beh, bello sfizioso questo. Buono. Bello, metà. Uno cioccolato bianco e uno cioccolato nero. Questo spacca. Guarda che bello dietro. Tipo una malattia. Sì, c'è tipo la peste bubbonica sto cioccolato. Questa è la cioccolata che deve andare al dermatologo. Sì. Buono. Bello scrocchiarelloso. Bene, ma questo ci piace. Vedo un altro minchia però. Un'altra minchia. Un'altra minchia. Un'altra minchia. Questo che è? Eccola, vedi, si sta... Questo è sempre Milka, come abbiamo detto... collage, che non so che possiamo dire, comunque c'è noci, ci sono frutti di bosco e scagli di cioccolato. E tu come sei signorino, io con i denti l'ho aperto. Sì, ma mi sa molto anche a me con i denti perché non si apre. Se ci metti così tanto apri una barretta di cioccolata, la tua donna. Strano, pure questo ci ha preso una malattia più brutta di quell'altro. Io sono a vederli, sono tedeschi, tedeschi delle montagne. Salato. Oh, perché un pezzo non era male. C'è un po' di acidulo, sbaglio. Questi sono mega aspri. Questi sono i lamponi, tipo. Meglio quello di prima. Decisamente. Pensavo dopo giallo me lo mangio. Mamma mia. Tremendo. C'ho la bocca tipo impervasa da dolce. Impervasa da cose dolci e aspre. Poi qui abbiamo delle caramelle. Haribo Tropical Frutti. C'è anche un altro pacco di Haribo, eh? Attenzione. Haribo Frutti Bushi. Che carino, però. Con l'ananas. Senti la svampa? Buone. Ma che belle, però. Sono tipo ripiene di... Le vedi? Buono ripieno. Il ripieno spacca. Io in realtà non sono un grande amante delle caramelle, non mi fanno impazzire. Queste non sono male. Queste sono buone, io. Ma poi quelle non sono male comunque. Mi piacciono tanto quelle. La liquirizia ripiena. Però queste non sono male. No, a me non piacciono quelle la liquirizia ripiena. Lo voglio provare, però voglio aprire. C'è tipo un. Vabbè, che brutta. Senti scelta. Qua comunque fra yogurt, battute sul bianco e poi fai queste cose così, guarda. C'è chiudono il canale qui, se continui a fare queste scene. Andiamo avanti, va. Adesso, visto che ci siamo riempiti la bocca di cioccolate, caramelle, cose varie, è ora di darsi una rinfrescata. Quindi tiriamo fuori dalla scatola questa bevanda che si chiama Canada Dry. Beh, diciamo che questa in America e a Londra è molto, molto usata. Che è tipo ginger beer. Sì, ginger ale, dice. Sì, ah, sì, ginger sì. Ale. Poi c'è un'altra, vedo, Che è una Funky Teammate. Zutaten, che è una delle poche parole che so in tedesco perché significa ingredienti, quindi perfetto. Mi è rimasta da come sei acculturato. Forse una bevanda al mate.
Cazzo è il mare? È qua la cosa che se beve Giovanotti, che sta rota. Sinceramente non sono molto esperto, però... Dai. Senti, le mettiamo in freezer? Bravo, bella idea. Torno subito! Allora, poi qua c'è un pacchetto di Knickknacks, The Double Crunch Peanuts. Quindi tipo delle noccioline doppio nocciolinate. Prego. Mezze dolci e mezze salate e mezze piccanti. Così non è che sto al massimo, ma con una birretta accanto potrebbero andare, eh? Sì, sì, dai, non so, malvagie. Siamo giunti alla fine di questo bel pacco, amico mio. Direi che un pacco che mi ha sorpreso. Prima o poi ci censureranno, io lo so sta cosa. Allora, per il grande finale abbiamo ottenuto in serbo gli Oreo White Choc. Io questi già li ho mangiati in Spagna, si chiamano tipo bagnadas. Non sono malvagi. Non sono male? No. Sì, comunque c'ho seri problemi a apri i pacchi, eh. Cioè, tipo le mani di un altro, però. Sì. Veramente sono Oreo ricoperti di cioccolata bianca. Buoni. Mazzo, sono buoni. Buoni. Questo gran finale è veramente da paura. E di questa scatola è la cosa più buona che abbiamo mangiato, secondo me. Veramente buoni. Buoni, buoni. Da che vuoi cominciare? Dalla Canada Dry o dal Funkit Mate? Beh, io assaggerei questa al mate, che mi sono informato è un'erba del Sud America con cui si fanno degli infusi, quindi... Ma io l'ho chiamato Mate. Perché è un amico tuo? Potrebbe diventarlo. Vediamo, vediamo. Ha schizzato. Madonna che puzza. Io non sento niente. Puzza d'erba. Presumi che fossi d'erba perché non ne è mai fatto uso, ovviamente. Ovvio. Colore paglierino. Paglierino. Vabbè. Vabbè, non può essere amico mio perché non mi piace, sinceramente. No, manca a me. Non è sgradevole, eh. Però manco gradevole. Però manco gradevole. No. Chiudiamo col Canada Dry. Vabbè, il ginger ale l'ho bevuto più volte. A me neanche mi piace poi il ginger ale, però... Sicuramente è meglio del mate. Cin cin. Cin cin. Non che mi fa impazzire, però sicuramente è meglio dell'altro. Va bene, ringraziamo ancora una volta il nostro amico anonimo dalla Germania che ci ha mandato questo bel pacco, diciamo. Ho apprezzato il gesto più che c'era dentro io. Però guarda, qualche chicca gradevole c'era, per esempio gli Oreo erano veramente buoni. A me mi è piaciuto il Milka, questo... Quello pure era buono. Dermatologico. Quello buono. Su Ritter, vabbè, su questo dovremmo probabilmente denunciarti, quindi aspetto di sentire azioni legali... Se vi è piaciuto c'è posto per Gianfuli, fatecelo sapere con un commento qua sotto e sappiate che c'è già pronto un bel pacco che ci hanno spedito dalla Cina con un sacco di cose veramente veramente particolari. Se anche voi cari amici volete finire su c'è posto per Gianfuli e mandarci un bel pacco e farci ingozzare soprattutto, scriveteci in privato e poi da divideremo i nostri indirizzi. Quindi niente, mo pulisci tu? No, questa è casa tua, pulisci te. Ah, ok. Giusto, l'ospite è sacro. Direi. Però la prossima la registriamo da te. Va bene. Direi che Dokire Doppiedi è tutto. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!